L'edizione 1980 del Rally di Monte Carlo viene ricordata negli annali ed è impressa nella memoria degli appassionati per la fenomenale impresa di un giovane pilota e di una piccola auto. Quel pilota era il grande e compianto Attilio Bettega e l'auto in questione è la Fiat Ritmo 75 Abarth Gruppo 2. Bettega, dopo la vittoria del trofeo a 112 nel 1977, era entrato nelle grazie del reparto corse Fiat, che per premiarlo gli offrì la guida della Stratos HF al Rally della Valle d'Aosta, nel quale fece vedere tutto il suo talento, arrivando secondo dietro al Drago Munari, che la Stratos la conosceva bene. Durante la stagione 1978 strinse il volante della Stratos in alcune gare del campionato europeo e dell'italiano, con ottimi piazzamenti. E alla prima uscita sulla Fiat 131 Abarth Gruppo 4 vinse il Rally della Valle d'Aosta. In quello stesso anno portò anche al debutto in gara la Ritmo Gruppo 2 al Rally di Monza, chiuso con un ritiro. Questa Ritmo era stata voluta dalla Fiat per competere ad alti livelli nel campionato mondiale di Gruppo 2, dove la facevano da padrone le temibili Renault 5 Alpine e le Volkswagen Golf GTI. Oltre ai risultati sportivi, la Fiat puntava a un grosso ritorno d'immagine che aiutasse le sorti commerciali della nuova media di Torino, appena presentata, perché tantissimi appassionati seguivano con particolare interesse la categoria minore, visto che vedeva al via le auto più vicine alle proprie possibilità economiche. Ovviamente, lo sviluppo venne affidato all'Abarth, che non essendo ancora a listino una versione sportiva, utilizzò come base la 75 tre porte, dotata del famoso e prestante monoalbero Lampredi nella cilindrata più elevata all'epoca, corrispondente a 1498 centimetri cubici. Nel rispetto del regolamento FIA si riuscì a tirarne fuori una buona dose di cavalli, grazie a una batteria di due grossi carburatori doppio corpo prima e all'iniezione meccanica Kugelfischer in seguito. I primi prototipi potevano contare su una potenza di 145-150 cavalli, arrivati a 160-165 sulle ultime evoluzioni. La stagione 1979 offre a Bettega, investito dell'ufficialità come alfiere della squadra corse Fiat, il sedile della 131 Abarth, con la quale vinse varie gare del campionato europeo e dell'italiano, e contemporaneamente la possibilità di portare avanti lo sviluppo dell'acerba Ritmo Gruppo 2, con la quale raccolse però pochi piazzamenti. Fino al Giro d'Italia, prestigiosa ed impianta competizione che si correva alternando tracciati di rally, percorsi di famose cronoscalate e gare in pista in giro per la penisola. Il nostro Attilio, navigato da Maurizio Perissinot, fece una gara incredibile, portando la piccola Ritmo, per l'occasione migliorata nell'assetto e in altri particolari, al secondo posto assoluto, dietro alla velocissima e imprendibile Porsche 935 di Moretti Sonner Adaelli e davanti ad auto decisamente più potenti ed efficaci e piloti di alta caratura. Bettega è confermato anche per il 1980, con un programma che lo vedrà alternarsi alla guida della 131 Abarth e a quella della Ritmo. E proprio con la due volumi apre la stagione al Rally di Monte Carlo, 48esima edizione della prestigiosa corsa e prima tappa del Mondiale 1980, appuntamento imperdibile per tutti i veri piloti e i veri appassionati della specialità. La 48esima edizione vede al via ben 258 iscritti, tra i quali non mancano tutti i grandi nomi della categoria. La Fiat, che rientra ufficialmente nel Mondiale, schiera ben 5 131 Abarth, delle quali due con la livrea della casa affidate a Röhrl e Allen, e le altre tre ad Andrieu, navigato dalla FIA Bich, a Valdegard e alla Mouton. A queste si uniscono varie Stratos private, tra cui quella semiufficiale del consistente Darniche, che fino a poco prima dell'inizio del rally ha rischiato di non avere la FIA berlinetta azzurra, in quanto il gruppo Fiat, che conosce bene il potenziale della Lancia nata per i rally e del suo forte pilota, avrebbe preferito non averla contro per dare più possibilità di vittoria alla 131. Presenti anche la Ford Escort RS ufficiale di Vatanen, le nuove Opel Ascona 400 pilotate da Callang e Kleint, la Toyota Celica di Warmold e un nutrito gruppo di Porsche 911, tra le quali svettano quella affidata a Miccola, quella dei fratelli Almerà, la carrera del campione francese Béghin e la 911 Turbo di Aldi. Tra le teste di serie da annotare la BMW 320 E21 pilotata da Mäkinen e due Mercedes 280 CE Gruppo 1 guidate da Carlsson e Bone. Nel Gruppo 2, tra gli ufficiali, sono presenti la Talbot Sunbeam Lotus di Frecklen, che ha potenze caratteristiche da Gruppo 4, la Renault 5 Alpine di Sabi, le Golf GT di Eklund e dell'idolo locale Terrier, la Fiesta 1600 di Salvador Servià, più una lista infinita di contendenti privati, molti dei quali alla guida di auto da classifica.
E proprio in gruppo 2, con il numero 15, è iscritta la Ritmo 75 Abarth ufficiale affidata a Bettega, navigato per l'occasione da Mario Mannucci, l'alfiere di Munari, nelle stagioni d'oro delle Lancia Fulvia e Stratos, che sostituisce il fido Maurizio Perissinot, chiamato ad assolvere all'obbligo del servizio militare. La partenza del rally è prevista per domenica 20 gennaio, dopo l'arrivo nel Principato di Monaco di tutti gli equipaggi. Bettega è decisamente motivato. Sa che con la trazione anteriore della Ritmo può andare molto bene sulla neve, ma con la consueta modestia e professionalità che lo contraddistinguono non si sbilancia troppo. Aspira alla vittoria del gruppo 2 e a un piazzamento di rilievo nell'assoluta, previsto tra la settima e la nona posizione. Ovviamente tenendo in considerazione tutti gli aspetti di un rally impegnativo come il Monte Carlo. Va ricordato infatti che all'epoca i rally erano cosa ben più seria degli spettacoli mediatici degli ultimi anni. Erano duri e massacranti sia per i piloti che per le auto, a causa della durata e delle caratteristiche dei tracciati. Le prove speciali erano decisamente lunghe e in rapida successione e imponevano lunghi turni alla guida e alle note, spesso di notte e in condizioni meteo avverse. Le auto erano prive di qualsiasi aiuto alla guida, le loro dotazioni in termini di sicurezza erano scarse e la disponibilità e la tipologia di pneumatici ridotte. Prima del rally si organizzava quello che veniva definito percorso di avvicinamento, nel quale ogni nazione presente con piloti e auto decideva per una città dalla quale sarebbero partiti gli equipaggi. Per il Monte 1980, tra le 9 città europee designate, Roma rappresenta l'Italia. E da Roma partirono tutti gli equipaggi italiani, ben 24, tra ufficiali e privati. Le auto della Fiat, dopo un passaggio alla filiale della casa torinese in via Manzoni, vengono trasferite al Foro Italico, dove alle 13:53 di venerdì 18 gennaio viene dato il via alla tappa di trasferimento per Monte Carlo. Ovviamente anche la Ritmo Gruppo 2 di Bettega e Mannucci fa parte di questo folto gruppo. Ma per l'equipaggio della due volumi Fiat, la tappa di avvicinamento si rivela abbastanza stressante. Vicino Bologna il cambio si blocca in quarta marcia. Arrivati a Parma viene sostituito, ma durante il viaggio anche la nuova unità manifesta problemi tecnici. Quindi, una volta a Torino, si decide per una nuova sostituzione, in seguito alla quale la Ritmo procede tranquillamente verso Monaco. Le condizioni meteo sono abbastanza avverse. Un clima polare si è riversato sulle Alpi e la neve è caduta abbondantemente, rendendo difficili i tracciati. Ancora prima di iniziare, viene deciso di cancellare due speciali perché impraticabili per la troppa neve. Dei 258 iscritti sono 236 a prendere il via. La prova spettacolo di Serge Chevalier, quella che decide l'ordine di partenza, è vinta da Allen a pari merito con Darniche. Ottima la prova di Bettega e Mannucci. Tra i tanti, desta incredulità il tempo stampato dalla piccola Alfa Sud TI dei toscani Speranza e Ciocca, diciottesimi assoluti. Il rally vero parte alle 22:25 di domenica 20 gennaio e fin da subito Bettega stupisce tutti con un passo incredibile che lo porta al terzo posto nella prima combattutissima speciale, dietro, per una manciata di secondi, alle 2:131 ufficiali di Allen e Röhrl. La PS2 lo vede registrare il secondo tempo assoluto, lasciandosi dietro tutti i partecipanti, tranne Röhrl. La terza, oltre al clamoroso ritiro di Allen per incidente, vede tempi e distacchi ristretti e Bettega chiude al quinto posto, a soli 11 secondi dalla vetta. Alla quarta, sul Col de Garcinet, Bettega si riprende la seconda piazza, dietro al solito Röhrl. Questa speciale registra altri due ritiri importanti, quello della Talbot Lotus di Frecklen e quello della Toyota ufficiale di Warnwald. Durante la quinta, quella famosa del Sisteron, la Ritmo Gruppo 2 manifesta alcuni problemi all'accensione che ne rallentano il passo e in due occasioni spengono il motore. Bettega e Mannucci chiudono in quarta posizione, accusando un ritardo di poco più di un minuto dal vincitore Röhrl. La sesta e ultima speciale di giornata si chiude con l'ennesima vittoria di Röhrl e il sesto posto di Bettega. La classifica provvisoria, alla fine della prima tappa, vede Röhrl in testa con un distacco di 2 minuti e 33 secondi su Darniche, il quale sopravanza di soli 5 secondi la piccola Ritmo. La seconda giornata prevede ben 17 prove speciali, nelle quali le posizioni dei primi 10 si alternano prova dopo prova, a parte Röhrl, che conserva il primo posto, insidiato spesso da Darniche. Intanto, Bettega continua con il suo passo incredibile e il tifo, tra buona parte del pubblico, è tutto per lui. La terza giornata conta 10 speciali. Tra queste, quella più importante, la più ambita dai piloti. Questa
quella che non può mancare nel palmarès dei veri campioni, il Col dei Turini. Le condizioni meteo sono avverse, nevica abbondantemente, si prevede una sfida all'ultimo sangue. Tra i candidati alla vittoria di questa prestigiosa speciale, tutti i piloti ufficiali alla guida delle vetture più potenti del gruppo 4. Tra tutti Darniche, che grazie alla miglior trazione della Stratos rispetto alla 131 può sopravanzare Roll. Il tedesco lavora di tattica e preferisce prendere una penalità al controllo orario piuttosto che partire per primo e dover fare da spazzaneve al resto degli avversari. Lascia questo gravoso incarico al francese, che vedrà quindi annullato il vantaggio prestazionale della berlinetta italiana. Al passaggio sul colle, Rohrl ha praticamente raggiunto Darniche e questo fatto, oltre a illudere i tifosi del pilota francese, convinti che il loro idolo abbia sorpassato la prima guida della Fiat, sembra prevedere un tempone per il pilota della 131 e una seria ipoteca sulla vittoria finale. Invece, con assoluto stupore di tutti, ma proprio tutti, a stampare il miglior crono è proprio l'equipaggio della piccola Ritmo Gruppo 2. Bettega e Mannucci partono con il coltello tra i denti e sotto una fittissima nevicata compiono un'impresa memorabile, epica, staccando il miglior tempo e rilanciando le loro quotazioni per un insperato primo posto nell'assoluta. Bettega guida come un funambolo, sapientemente assistito dalla maestria di Mannucci e dall'efficacia della Ritmo, con la quale il pilota di Molveno ha instaurato sin dal primo contatto un legame speciale. Il nostro Attilio ha staccato Darniche di 5 secondi e Rohrl di 14. Ha confezionato il proprio capolavoro, guidando al massimo sia in salita che soprattutto in discesa, dove ha messo in campo la propria sensibilità alla guida di un'auto che conosce in ogni più piccola sfumatura di comportamento. In seguito dichiarerà di non essersi nemmeno reso conto di aver guidato così veloce. Lo stesso pubblico francese ne tributa il valore e gli applausi per lui sono sempre più intensi con il passare delle speciali. Dopo questo risultato incredibile, sono in tanti a sperare nella magia e vedere il giovane asso, del quale lo stesso Mannucci tesse le lodi, indicandolo come l'unico vero erede di Munari, come pretendente alla vittoria finale. Invece, proprio dopo il trionfo sul Turini, per l'equipaggio italiano iniziano i problemi. Dapprima, una scelta errata di pneumatici ne rallenta il passo. Successivamente, il motore va fuori fase a causa del salto della cinghia di distribuzione. Subito dopo, i meccanici temono che sia bruciata la guarnizione della testata, ma fortunatamente si tratta di un falso allarme. Infine, per le ultime due speciali, caratterizzate dal fondo inondato da pioggia e neve sciolta, Bettega non può contare sui pneumatici specifici da bagnato, perché le coperture a lui destinate prevedevano soltanto opzioni per asfalto asciutto o neve. Così, da un solido e meritato terzo posto in classifica generale, l'eroico equipaggio si classifica a sesto assoluto, permettendo ad Eklund e la sua Golf di vincere il gruppo 2. Rohrl si conferma vincitore, dando inizio a quella carrellata di quattro vittorie totali che lo incoronerà re di Monte Carlo. Secondo è Darniche, che nell'ultima tappa ha vinto tutte le speciali, a parte il Turini di Bettega. Terzo e quarto, Valdegaard e Callang, autori di un'imperiosa rimonta nel finale. Ma tutti parlano del giovane Bettega, che ha fatto una gara magistrale, impensierendo tutti i big della specialità. Ha occupato per tutta la gara le posizioni di vertice ed è il pilota a classificarsi secondo nel più elevato numero di speciali, ben 8, lasciandosi dietro gran parte dei favoriti. È vero che Rally ha visto alcuni ritiri pesanti, come quelli di Allen, Nicola, Fraeklin, Vatanen e Béghin, ma è indiscutibile il valore dell'impresa compiuta da Bettega e Mannucci. Il giovane pilota trentino e il suo navigatore hanno portato a termine una gara capolavoro, che solo per alcune disavventure nel finale non si è materializzata nel migliore dei modi. Ad ogni modo, il sesto posto finale è un risultato di indiscutibile valore, che assume ancora più peso se si considerano le avversità che hanno rallentato il passo della Ritmo nelle fasi iniziali e finali, la nutrita schiera di avversari e di auto ben più potenti della piccola Gruppo 2, senza escludere la durezza di un rally caratterizzato quell'anno da tanta neve, strade ghiacciate e da un clima particolarmente ostico. Sono soddisfattissimo di essere arrivato in fondo in questa posizione. E forse ancora di più di aver vinto la prova speciale del Turini, che penso sia il sogno di tutti. La speciale del Turini conferma il talento cristallino e inscalfibile di Attilio Bettega, evidenziando la caratura di un pilota veloce e professionale venuto a mancare troppo presto e senza aver raccolto quanto effettivamente meritato. Il Rally di Monte Carlo 1980 è una pagina indimenticabile della storia dell'epopea dei rally, dei veri rally.
e come tale è rimasta impressa, come detto, nella memoria di tantissimi appassionati. Tra questi, un giovane meccanico di Benetutti, paese in provincia di Sassari, Alessandro Marroso. Alessandro, fin da ragazzo, ha coltivato una grandissima e sana passione per le auto da gara. Sfogliando un vecchio numero di Autosprint, apprese quest'epica vicenda e dopo aver visto le foto della Ritmo Gruppo 2 in livrea ufficiale, in lui nacque il desiderio di possedere in futuro una replica di quest'auto. Dopo anni di diverse esperienze lavorative in varie autofficine, ha fatto il grande passo e ha aperto la propria, l'HF Garage. Il nome è tutto un programma. Contemporaneamente al lavoro si dedicava alla preparazione di auto da gincana su terra, specialità che in quel periodo riscuoteva grandissimo successo in Sardegna e che aveva un campionato dedicato. Dopo una 127 e una Fiat Uno, realizzò una curatissima Punto GT con meccanica completa della Delta HF integrale, vettura ancora in suo possesso. Il suo sogno però restava la Ritmo. Intorno al 2013 venne a conoscenza di una Ritmo allestita a Gruppo 2 che aveva corso fino ai primi anni 90 in varie salite e slalom, prima di essere accantonata. Contattato il proprietario, ricevette la risposta che più temeva. La Ritmo era già stata ceduta a un ragazzo che intendeva metterla a correre su terra. Digerita la delusione, Alessandro continuò a seguire le gare e proprio durante una gincana, nel 2013, vide tra le vetture iscritte una vecchia Ritmo tre porte. Era proprio quella che gli era sfuggita qualche mese prima. A prima vista non versava in buone condizioni e come vedremo in seguito la realtà era ancora peggiore. Il nostro meccanico contattò il proprietario, al quale offrì in permuta una Fiat Uno da serrato che aveva appena allestito, priva di motore. I due trovarono l'accordo. Alessandro avrebbe avuto la Ritmo senza motore, che lui stesso avrebbe montato sulla Uno oggetto dello scambio. La Ritmo venne così portata a casa in attesa di capire cosa farne. Dai primi accertamenti era evidente che il lavoro da fare era davvero tanto e che avrebbe interessato qualsiasi parte della vettura. La scocca, sebbene recuperabile, era completamente da rialzare, sfiancata da anni di gare e torsioni, e in diversi punti mostrava evidenti tracce di corrosione. La meccanica andava completamente rivista, anche perché nella mente del protagonista di questa storia si era risvegliato il tarlo della replica fedele, insidiatosi dopo la visione di quelle fotografie trovate da ragazzo su un vecchio numero di Autosprint. Così, valutata la mole di lavoro e la precedenza degli impegni dell'officina, la Ritmo venne momentaneamente dimenticata, fino al 2017, quando il nostro decise finalmente di metterci mano. Portata l'auto in officina, iniziò l'operazione di smontaggio. Le condizioni erano, come appurato dalla prima analisi, abbastanza disastrose. La scocca richiedeva davvero tanti lavori di ripristino, ma considerata la difficoltà a reperire altre vetture uguali, Alessandro decise ugualmente di proseguire nell'opera di restauro. Proprio in quel periodo, del tutto casualmente, venne a conoscenza di un'altra scocca targata e dopo una breve trattativa la portò a casa. Questa era in condizioni decisamente migliori ed era perfetta per ciò che l'appassionato meccanico aveva in mente, realizzare il sogno che aveva da ragazzo, la replica della vettura con cui Bettega staccò tutti sul Turini. Spinto da nuova motivazione, nell'arco dei soli 7 mesi, e sottolineo soli 7 mesi, la Ritmo era pronta a correre e mostrava la livrea utilizzata in gara dalle Fiat ufficiali tra il 1980 e il 1981. Alessandro aveva accorciato i tempi anche perché si avvicinava l'appuntamento con lo slalom di casa, al quale non voleva mancare. L'unico problema a questo punto, e non di poco conto, era quello di reperire un motore. Come ricorderete, infatti, la Ritmo lo aveva donato alla Uno oggetto dello scambio. Con l'aiuto dell'amico Franco Chessa, che mette a disposizione il motore 1300 di scorta della sua Uno da gara, nel giro di pochi giorni la Ritmo in moto è marciante. Viene completato l'allestimento secondo le normative e la documentazione tecnica e la vettura è pronta ad affrontare la prima gara. Ma 3 giorni prima dell'esordio, durante una prova, si brucia la guarnizione della testata, che costringe Alessandro a una lunga sessione di meccanica terminata alle 5 di mattina del venerdì. Ultimato il lavoro e messa in moto la Ritmo, la macchina però non va come deve. Il problema viene individuato nei due grossi carburatori doppio corpo. Dopo un intenso incrocio di telefonate e messaggi, ne vengono reperiti altri due compatibili, che vengono recapitati nel tardo pomeriggio.
Il lavoro di montaggio messo a punto costringe Alessandro a una seconda lunga sessione di meccanica che termina alle 6 di mattina del sabato. Ma il ritmo va bene e viene regolarmente verificata. Il giorno successivo è al via e nonostante alcuni problemi di gioventù chiude regolarmente la gara. Dopo quella prima uscita viene costantemente migliorata e corre altri due slalom. Ma in Alessandro è forte la voglia di fare qualcosa di più, qualcosa di meglio. Decide di curarla nei dettagli e pian piano prende in mano ogni aspetto dell'aritmo per renderla sempre più simile a quella di Bettega. Trova un motore 1500 che prepara seguendo le caratteristiche di quello della vettura ufficiale. Ne imita l'interno, le dotazioni di carrozzeria e ogni aspetto possibile. Un lunghissimo lavoro, duro, impegnativo e anche molto oneroso, ma il risultato finale è un piacere per gli occhi e il cuore di ogni appassionato ed è fonte di grande gratificazione per chi l'ha realizzato. Considerata la mole di tempo, fatica e denaro impegnati, Alessandro decide di tenere un occhio di riguardo per questo gioiello e si astiene dalle gare. Mentre continua a curare e lavorare sulla vettura, ottiene il passaporto per regolarità storica e nel 2022 è al via del Rally Costa Smeralda storico, esperienza ripetuta in questo 2023 e in entrambe le occasioni questa Ritmo 75 Gruppo 2 replica Abarth Bettega ha attirato tantissimi attestati di stima per l'elevata qualità del lavoro svolto e fedeltà all'originale. Ora analizziamo nei dettagli questa replica davvero ben fatta. La scocca è stata rinforzata nei punti critici e ha ora un roll bar saldato e prolungato fino ai duomi anteriori. La carrozzeria è stata completamente riverniciata nella livrea delle Fiat da rally delle stagioni 1980 e 1981. Le strisce colorate sono verniciate e mostrano un livello elevato di finitura, soprattutto considerando il fatto che sono state eseguite in tempi davvero ristretti. Tutti gli adesivi sono stati realizzati su misura. Alessandro ha preferito affiancare al nome di Bettega quello di Maurizio Perissinotto, il suo navigatore storico. I bellissimi codolini allargati in resina sono fissati con rivetti posizionati con una cura e una precisione maniacali, a conferma dell'attenzione con cui quest'auto è stata realizzata. Gli ampi parafanghi ospitano i notevoli cerchi BVA 8x13. Esteticamente, questa Ritmo è una replica fedele dell'originale. Uniche risonanze gli specchi retrovisori. Quella di Bettega montava quelli trapezoidali della Ritmo di serie. Anche i fari supplementari anteriori non sono identici a quelli originali. L'elevata qualità della lavorazione è evidenziata dal bocchettone di rifornimento ricavato nel portellone posteriore, interamente fatto a mano. Non mancano ganci fermacofano, targhette identificative originali e parastruzzi. I caratteristici gruppi ottici e la targa nera ne accrescono il fascino. Anche i dettagli del pannello porta, la verniciatura delle parti non visibili e il montaggio dei particolari testimoniano l'accuratezza esecutiva. All'interno, il cruscotto in alluminio riprende il disegno di quello della versione ufficiale, dotato di una ricchissima batteria di strumenti e interruttori. Ogni comando è indicato da una targhetta e sono presenti portafusibile e portarelè a sostituzione rapida. Estintore, sedili, cinture e tutte le dotazioni di sicurezza sono moderni per rispondere alle normative vigenti. Questa replica anche all'interno emana il fascino delle auto da corsa di un tempo e quello delle realizzazioni artigianali più autentiche. Ovviamente la parte che più ci interessa è la meccanica. Come detto, il motore è il classico 1498 Lampredi. È stato completamente rifatto e preparato. Albero motore, pistoni, bielle, guarnizione testa e tutti i componenti sono specifici. L'asse a camme è stato realizzato appositamente. Dopo alcune esperienze con vari carburatori, Alessandro, per rendere la sua Ritmo ancora più fedele all'ufficiale, ma anche più prestazionale, ha reperito una costosa e complicata iniezione meccanica Kugelfischer, che dopo alcune iniziali perplessità è ora atterrata alla perfezione. Così come è stato per l'adozione del carter secco, che ha fatto sudare le proverbiali sette camicie prima di essere messo a punto. Anche osservando il vano motore si nota la cura maniacale dei dettagli, della lavorazione e della ricerca della fedeltà alla vettura originale. Anche il più piccolo dettaglio è stato curato con estrema attenzione. Ogni componente è montato alla perfezione. Ogni intervento è effettuato con un livello elevatissimo di professionalità.
Il cambio è un bacci ad innesti frontali a rapporti corti, accoppiato a un differenziale autobloccante. Ogni particolare è stato rivisto come il bellissimo impianto di scarico completo di collettori 4 in 1 e di terminale a doppia canna. L'assetto è a molla stretta e regolabile in rigidità e altezza, mentre l'impianto frenante è dotato di dischi autoventilanti forati all'avantreno e al retrotreno. Questa splendida replica è perfettamente funzionante. Il motore, mai provato al banco, ha una potenza stimata tra i 150 e i 160 cavalli, non lontani dai 165 delle Ritmo ufficiali, che arrivarono a circa 178 nelle più estreme varianti con motore portato a 1600 cm3. Alessandro tende a precisare che ha cercato una messa a punto non esagerata per preservare la durata e l'integrità del motore, che comunque, anche così, prende i giri molto allegramente e sopra i 4000 è davvero reattivo, con un allungo rabbioso fin sopra i 9000 giri, il tutto accompagnato da un suono da favola. Da guidare, come confermato dal proprietario, è una vettura dura e difficile. Lo sterzo è pesante e impegnativo e bisogna conoscere bene il funzionamento e le reazioni dell'autobloccante, così da anticiparne le mosse e non farsi prendere il volante dalle mani con spiacevoli conseguenze. Al termine di questa bellissima serata, dopo aver salutato Alessandro, che ringrazio ancora per l'infinita disponibilità, mentre guidavo verso casa, ragionavo su questa splendida Ritmo. Pensavo a quanto iconiche e personali fossero le auto da corsa del passato, a quanto fossero più appassionanti rally di quell'epoca e a quanto fossero carismatici i piloti che ne hanno alimentato la leggenda. A come questa leggenda contagia e alimenta la passione. Quella passione che porta a realizzare i propri sogni, come quello raccontato in questo documentario. Quella vera passione che ha portato un giovane pilota ai vertici del rallismo mondiale. E un giovane meccanico a realizzare con le proprie mani l'auto da corsa che sognava. Passione che richiede innumerevoli sacrifici personali, monetari, sociali, ma che, come in questo caso, ripaga e gratifica con un risultato al di sopra di ogni aspettativa. Passione che in Alessandro è infinita. Considera questa Ritmo come un cantiere ancora aperto, nel quale i lavori da effettuare per raggiungere la perfezione continuano. Il suo scopo è quello di renderla perfetta su ogni aspetto e fedele quanto più possibile all'originale. Per questo, recentemente, dopo lunga ricerca, ha reperito un volante e una pedaliera ufficiali che presto verranno installati sulla Ritmo e prossimamente sarà il turno di freni potenziati e di un assetto migliore. E considerato ciò che ci ha mostrato, non dubitiamo minimamente sul fatto che porterà a compimento i suoi propositi. Un ringraziamento particolare va ad Alessandro Marroso dell'HF Garage per la disponibilità, la pazienza e la cortesia, ma grazie anche per averci messo a disposizione questa splendida vettura. Infine, è Alessandro a voler ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della sua Ritmo 75 Abarth Gruppo 2 Replica. Con la storia della Ritmo Replica di Alessandro, che si riallaccia a quella dell'impresa di Attilio Bettega al Rally di Monte Carlo del 1980, inizia la mia collaborazione con una nuova rivista di auto storiche, d'epoca e Young Timers. Classic Auto and Cars Magazine, ed è la rivista che non c'era. Il numero 0, disponibile gratuitamente in edizione digitale, è dedicato ai 45 anni della Ritmo. Seguiteci!